Buongiorno, buongiorno a tutti, ben ritrovati a questo nuovo appuntamento di a proposito di il nostro format dedicato a chi vuole proporre le sue attività o le, le sue passioni, oppure a qualcosa da raccontare agli altri. Eh, il format è previsto in 30 minuti, 30 minuti di diretta, dove al nostro ospite o ai nostri ospiti andremo a proporre quattro domande sul, sul suo tema specifico. Vi ricordo che anche voi che ci seguite in diretta avete la possibilità attraverso la, la chat di YouTube di mandare delle domande e interagire direttamente con, con il nostro ospite. Eh, io sono Andrea Spadotto, mi occupo di formazione, sono un formatore e in particolare mi occupo di quella che è la formazione cosiddetta delle soft skills. Quindi quelle competenze legate più alla parte relazionale tra, tra le persone, quindi la comunicazione, la vendita efficace e tutti quegli aspetti relazionali che molto spesso sono importanti nella vita aziendale e anche nelle attività che facciamo quotidianamente. La giornata, la diretta di oggi di a proposito di, ha un ospite eccezionale, un eh, mio ex collega Mauro Lupi. Ciao Mauro, ciao Andrea, grazie mille per l'invito, mi fa piacere essere qua. Gra grazie a te, ci siamo conosciuti circa una decina d'anni fa, più o meno, ormai. Sì, no, un po', po, meno, meno, un po dai, meno, un po' meno, dai. Sì. Eh, facevamo parte di un gruppo di, di consulenti di, di una società di appunto di, di consulenza e Mauro oggi andrà, andrà a parlare di un argomento importante eh, tratto dal suo ultimo libro che vedete qua nella copertina: Digital Business Strategy ci racconterà. Eh, come organizzare, partendo appunto dal libro, da quella che è la storia del libro, come organizzare una strategia digitale che sia funzionale ed efficace per il, per il business dell'azienda, dell'attività del, dell commerciale, che magari qualcuno sta pensando di, di affrontare. Quindi, io ti lascio la parola per una breve presentazione, un'introduzione di chi sei, del. Che cosa hai fatto e perché ti è venuta questa idea di, di questo libro e poi passiamo, passiamo alle nostre domande. Ma allora eh, sì, diciamo, io mi occupo di. Marketing e comunicazione da tanti anni, ma nel contempo ho sempre unito una passione per le tecnologie, una volta avevo un'azienda di informatica e alla fine, come dico sempre, la somma di queste mie due passioni, che da una parte la tecnologia, dall'altra la comunicazione e il marketing, la somma fa internet, no? di fatto, cioè, che, perché in fondo è un grande sistema di relazioni che però ovviamente si basa su tecnologie più o meno certo. sofisticate, e sempre più uh, in, in evoluzione. E, e faccio questo da, da sempre, negli ultimi 25 anni in particolare mi sono occupato di digital marketing, quindi misi una delle prime web agency in Italia nel 97, um, inizialmente mi occupavo di motore di ricerca, ma mm -hmm. anche ovviamente di realizzazione di progetti digitali, siti web e compagnia, e poi man mano, uh, anche man mano che crescevano i capelli bianchi, <ride> evidentemente ho iniziato a sviluppare delle competenze più legate alla contestualizzazione del digitale nel business no? delle organizzazioni. Certo. E quindi la strategia è, è su, sulla quale faccio sia eh, consulenza evidentemente per aziende, ma... È di grandi dimensioni sia formazione mm -hmm. eh, su temi legati al mondo della strategia digitale quindi eh, da quelli proprio per, tipicamente per i marketer ma non certo. solo anche molto sul tema del customer service per esempio che è un altro tema ma anche o, o delle vendite eh, soprattutto in quest'ultimo anno che insomma il mondo ha, ahimè è abbastanza cambiato o ci ha costretto a cambiare un po tutti e le sì. relazioni digitali che oggi sviluppiamo eh, o siamo costretti a sviluppare eh, o a sostituire in parte o totalmente quelle fisiche eh, mm -hmm. necessitano anche di nuove competenze di relazione ok ecco prima di arrivare al nocciolo della nostra della nostra diretta eh, e parlare mh, appunto partendo dal libro quali sono i passaggi interessanti per applicare una strategia una strategia digitale eh, a me fa piacere Diciamo, pubblicizzare anche un, il tuo canale YouTube molto interessante. Si chiama Tempi Digitali, dove ogni tanto, anzi, con cadenza settimanale direi sì, più o meno numeri, ci provo, ci riesco fino adesso. <ride> <ride> I numeri sono quelli, ci sono degli spunti interessanti. Devo dire che anch'io ho, ho preso spunto da alcuni tuoi video per andare a migliorare alcuni passaggi per cui. Eh, molto molto interessante quindi complimenti anche per questa questa attività sul, sul canale YouTube. Allora partiamo, partiamo dal libro. Eh, partiamo dal libro e eh, passiamo a quella che è la prima, la prima domanda che è inerente proprio al libro. Perché un libro sulla strategia di business digitale? Una ma è allora, un po' particolare. Eh? No, no, assolutamente. Ma è come dire, la prima cosa che mi sono chiesto se valesse la pena uh, lavorare su una cosa di questo tipo. Uh, come al solito le cose succedono sempre per una serie di fatti concomitanti no? Mm -hmm. uh, e il primo lockdown ha contribuito più che altro a uh, come dire, trovare delle risorse di tempo. Che uh, certo. io che prima viaggiavo costantemente eh, o molto frequentemente, eh, evidentemente gli spostamenti me le, le bloccavano un po'. Invece, ho avuto modo di poter come dire, formalizzare eh, una serie di cose che, come dire, fanno parte del mio lavoro, è quello che faccio. Quindi, tipicamente, aiuto le aziende in modo più o meno sistematico a eh, impostare o a rivedere le strategie digitali. Il, la mm -hmm. parola business però è cruciale. Perché l'obiettivo um, è quello di fare un libro che non parlasse di digitale e basta, ma che okay. cercasse di inserire il digitale nelle attività di business di qualsiasi azienda. Mm. Uh, proprio perché non esiste ormai più come dire il marketing e il marketing digitale. No? Esiste il marketing. Certo. Punto. Certo. Che poi si avvale anche di strumenti digitali. Mm -hmm. E quindi l'idea è di ripartire dai fondamentali di business. Cioè cose che dovrebbero essere standard e lo sono nella maggior parte delle aziende, quindi eh, capire quali sono gli asset dell'azienda, eh, rivedere la classificazione dei clienti, i loro bisogni, eccetera, eh, il tema dei contenuti, chiaramente finalizzate per poi sviluppare delle tattiche, delle strategie anche operative attraverso gli strumenti del digitale. Certo, diciamo che quindi è un libro dedicato a come intraprendere una nuova eh, modalità di proporsi, è come quando uno decide di, di lanciare una, una nuova attività o di buttarsi su un nuovo business, si fa il suo business plan, si fa le sue analisi, si fa l'analisi dei clienti, l'analisi del territorio, se è un negozio, un ristorante o altre cose. Qua mi sembra di capire che sia la stessa cosa. Quindi... Uh, non solo però per, il per le novità, le cose uh -huh. nuove, uh, anche perché, sai, uh, ovviamente ci sono tante aziende, ahimè, in questo periodo, alcune anche costrette a rivedere i modelli di business, a rivedere il posizionamento di mercato, eccetera. Certo. Però uh, io credo che la stragrande maggioranza delle organizzazioni in ogni caso ha capito che il proprio business, il proprio mercato è talmente dinamico. Uh -huh. Che ha bisogno di rivisitazioni costanti. Sì. Eh, una di quelle che suggerisco di fare, se vuoi, ribadisco anche in modo un po' forzato per via del periodo dell'emergenza pandemia, è proprio quella di rivedere eh, come il digitale può aiutare il nostro business. Okay. Eh, perché spesso viene sottoutilizzato. Eh, ho i miei, la mia paginetta su Facebook, ho il mio sitarello che ogni tanto giorno faccio delle cose, faccio delle campagne, ma non è come dire, sistematizzato a livello di mercato. Cioè, eh, la non è a domanda... un obiettivo in pratica. Esatto, la domanda è che quindi riguarda non solo i nuovi business o business che stanno cambiando, ma tutti, è ma io mm -hmm. come mi aiuta il digitale per il mio business, tra... qualsiasi esso sia, capito? Certo. Anche per quello certo. più tradizionale. Mm -hmm. Questa è un po' la domanda. Quindi eh, eh, Poi arriviamo a parlare di, è meglio Facebook, è meglio Twitter o è meglio, che ti posso dire, qualsiasi altra cosa? Ma sì, partiamo sì. proprio dal, dai fondamentali di business. Mm. Sì, perché molto spesso eh, si sente parlare, si sentono amici piuttosto che conoscenti, eccetera, che hanno fatto un qualcosa, uno si butta. Si butta sul mezzo, ma non si butta sull'analisi, che e se quello è il mezzo giusto, eccetera. Quindi tu dici, partiamo a monte. Facciamo eh, sì. un'analisi e quindi vediamo un po' poi dove, dove possiamo e come possiamo, possiamo arrivarci. Che poi sai, okay. strategia significa questo, no? Strategia significa certo. questo. La strategia non è uh, faccio questo, faccio quest'altro, ma ho capito che è meglio fare questo o quest'altro. Sì. Certo, certo. Quindi diciamo che eh, appunto bisogna pianificare anche, anche questi, questi aspetti. Ecco, parlando di libri, visto che siamo in un mondo che anche sul digitale molto spesso tocca, tocca la ciccia, tocca la pancia, tocca le cose attive. E quando si parla di libri, il rischio è che il libro sia teorico. Quindi ci aiuti a capire se c'è solo teoria o sei riuscito in qualche modo a mettere dentro anche degli elementi pratici? Ma guarda, il rischio che dici te è legittimo, eh, non solo, ma poi quando si parla di strategia il rischio è doppio, no? perché si, mm -hmm. si rischia veramente di fare appunto, tante, tante teorie, di avere degli schemi eh, così ipotetici. E uh, alla fine, guarda, io ho cercato di raccontare come faccio il mio lavoro quando supporto le aziende. Okay. Quindi è il più veramente realistico possibile. Mm -hmm. uh, racconto quali sono i problemi che si affronta quando si fa una strategia digitale e quali sono gli accorgimenti che ho trovato io molto spesso. E poi ci sono tutta una serie di schemi. Eh, sì. operativi, quindi di canvas, diagrammi, tabelle, molto concrete, molto operativi, cioè proprio che aiutano a fare le cose, a pianificarle in questo caso, che tra l'altro per eh, come dire, chi, chi legge il libro eh, c'è un, un sito, oltre ad essere dentro il libro, eh, uh -huh. c'è un sito dedicato a chi con una password che è scritta dentro il libro per poter scaricare poi tutti quanti questi schemi in PDF in alta qualità. Quindi eh, hai, hai giocato anche su una caccia al tesoro per trovare questa password? Ma qualcosa non è molto difficile, <ride> ovviamente, verso la fine del libro, perché è giusto che sia così, eh, però no, voglio dire, l'idea è che diventi un po' uno strumento operativo, uno strumento di lavoro. Certo, ecco, hai mh, qualche esempio pratico che ci puoi, ci puoi raccontare, giustamente senza spoilerare niente o senza raccontare tutto il libro, però giusto per dare un assaggio di che cosa intendi per strumento pratico? Ma ad esempio ci sono gli schemi per eh, mappare, per identificare quelle che noi chiamiamo buyer persona e customer mm -hmm. journey, cioè che sono due eh, componenti fondamentali per... Eh, Capire, studiare i clienti, i consumatori, il proprio mercato di riferimento in modo un po' moderno. Quindi okay. non più la classica classificazione eh, sociodemografica, no, uomini, uh -huh. donne, età, dove vivono, eccetera, ma qualche cosa legata più ai bisogni, agli interessi e al loro comportamento. Certo. E per fare questo ci sono degli schemi che nascono proprio strutturati a domande. Quindi mm -hmm. eh, quali sono eh, queste cose qua? Quindi ti costringono a essere proattivo eh, e sono come al solito degli schemi di fatto, quindi poi alla fine la qualità vera di quello eh, che succede è la capacità di saperci scrivere dentro ecco. questi schemi, di per sé sono tabelle, non ti, non ti risolvono la vita, eh, per, quindi bisogna lavorarci, eh, mm -hmm. però evidentemente sono strumenti utili per mettere ordine, per definire le priorità, per essere una guida e un riferimento. Eh, assolutamente collaudato tra l'altro eh, perché è frutto di attività che insomma facciamo da un bel po' di tempo sempre pian piano aggiornati per insomma eh, questa qui è l'idea e, e l'altro appunto è il customer journey che appunto aiuta a comprendere i diversi momenti eh, di relazione tra eh, un consumatore e l'azienda eh, perché l'errore che spesso si fa da parte delle organizzazioni è sempre stato quello di fare una comunicazione broadcast, no? Cioè sì. eh, io eh, contro voi tutti, no? Certo. Quindi utilizzo lo stesso identico modo di comunicare a tutti in modo indifferente. Eh, mentre viceversa, sappiamo bene che eh, anche solo pensando a come una persona viene a contatto con un'azienda. Uh -huh. eh, questo può avvenire non solo su tanti canali diversi, ma anche in momenti diversi. Eh, posso capitare su un sito di un'azienda che non ho mai visto in vita mia, oppure un'azienda sì. di cui già ho sentito parlare, oppure un'azienda di cui mh, probabilmente mi interessa acquistare qualche cosa, oppure un'azienda di cui sono già cliente, oppure certo. un'azienda di cui sono un cliente fedelissimo. Tutte okay. queste tipologie di utenti hanno bisogno di contenuti diversi, di approcci Chiaro. differenti. E questi certo. vanno un pochettino studiati e mappati per poterli intercettare adeguatamente. Quindi in intendi anche, oltre ai clienti, per strategia, immagino che tu intenda anche la coerenza tra il messaggio che, che dà l'azienda al come viene dato nei social, nelle, nelle attività di comunicazione, eccetera. Quindi mi viene da dire un'azienda un che è... Seriosa, eccetera. Probabilmente se manda un messaggio Allegro, Ridanciano. Eccetera, probabilmente non, non va a prendere i clienti giusti oppure ha una strategia diversa, a meno che non sia studiata, perché casi ne no, abbiamo, no? Sono, esatto, sono d'accordo. Eh, anche se qui, sai, ci sono due linee di pensiero. Io sono di questa linea di pensiero che dicevi te, quindi ci deve mm -hmm. essere una certa coerenza, perché secondo me, sai, se ti metti un vestito che non è il tuo, mh, va bene certo. a carnevale, ecco, certo. <ride> ma nel business non dovresti averlo. Mm -hmm. È anche vero che in taluni casi... Puoi, come dire, permettere qualche azienda si può permettere per iniziative specifiche, eccetera, di come dire, ehm, adeguare un po' la sua comunicazione in funzione, non so, del canale specifico in cui va a operare. Però uh -huh. è sempre scivoloso come tema, quindi io suggerisco di avere una coerenza assolutamente unica. E certo. non a caso la quando si parla di contenuti, per me i tre step fondamentali, assolutamente in modo conseguenziale, devono essere concentrarsi su cosa comunicare, come e, e poi dove comunicare. Sì, perché il eh, rischio quindi, che il dove arrivi prima. Bravissimo. E quindi, eh, ma, ma questo sai anche nella dialettica normale. Mm -hmm. eh, io freno un attimo quando sento dire, ma guarda, allora questo contenuto lo facciamo su Facebook, questo lo mettiamo nella newsletter, questo lo mettiamo nel blog aziendale. Eh, sì. Allora, lì, quando è così, qualcosa non funziona. Banalmente c'è una ridondanza, c'è uno scollamento, scostamento tra diversi contenuti, si reinventa la ruota, eh, ci sono anche problemi organizzativi, banalmente, no? Mentre invece, sai, il tuo interlocutore vuole avere a che fare con l'azienda, certo. non con il canale Facebook dell'azienda, ma con l'azienda. Per cui sì. vediamo talvolta no, queste cose assurde dove tu, c'hai un'azienda che eh, su Facebook o su Instagram ti sembra in un certo modo, comunica con un certo stile, un tono di voce, vai nel sito, sembra di, di essere da un'altra parte. Certo, certo, certo. È un disastro. C'è anche un tema, eh, parlavamo di messaggio e di coerenza del messaggio che l'azienda eh, comunica. Mi viene da dire che c'è un, un tema di coerenza anche rispetto al canale dove io comunico. Cioè, Facebook ha una tipologia di comunicazione, YouTube ne ha un'altra, il web ne ha un'altra, Instagram ne ha un'altra, Klaus di cui ne parlavamo prima del, che iniziassimo la diretta, ne ha, ne ha un altro. Quindi la ridondanza, probabilmente, è rischiosa. Uh, non sono convinto di questo, nel senso che uh, per me, se ridondare mh, difficilmente crea problemi, okay. perché è raro che un tuo interlocutore ti segua su tutti i canali contemporaneamente, no? Uh -huh. Uh, e quindi uh, per un determinato interlocutore, uh, te come azienda, io ti seguo su Facebook okay. e per me tu devi essere l'azienda, non devi essere certo. l'azienda a seconda di come è Facebook. Perché, mm -hmm. se poi domani decidono, guarda da oggi in poi, magari mi, mi è più comodo seguirti su Twitter, non posso trovare un'altra cosa. Dico, okay, comunque, chi, chi sono questi? Eh sì. um, e e l'altro tema è che è chiaro che bisogna essere assolutamente allineati con la grammatica, chiamiamola così, del caso: sì, esatto, con esatto, le best esatto, practices, quello. con le cose, però ecco non toccherai il tono di voce, mm -hmm. eh, ci sono dei luoghi comuni per cui se no su Twitter, su, no, su Facebook deve essere molto più informale, tutto sciolto, mentre invece su LinkedIn no, rigore assoluto, ecco no, ho sballato, questo secondo me non, non creda a questo, poi ripeto ci sono scuole di pensiero diverse, eh? mm -hmm. però per me l'azienda è l'azienda, deve esprimere la sua personalità, e deve essere assolutamente coerente. Certo, certo, sul messaggio. Ok, allora vediamo la terza domanda. La terza domanda andiamo a parlare un po' più dei clienti, chiamiamoli così, o eh, di chi può utilizzare eh, queste strategie, quindi a chi è rivolto eh, a chi è rivolto il libro. Nel senso, abbiamo parlato spesso in questi eh, 20 minuti di di diretta di aziende. Eh, Intendiamo che questo libro è dedicato solo alle grandi aziende oppure può essere anche utile per altre, per altre realtà? Ma guarda, il libro tra l'altro è uscito in una collana eh, di Franco Angeli che si chiama Professioni digitali mm -hmm. eh, e l'idea è di rivolgerlo a chi si occupa di digitale a livello professionale, certo. quindi indipendentemente dall'azienda in cui opera, eh, non solo, ma eh, sia i professionisti del settore quindi uh -huh. web agency, freelance, consulenti, formatori, chi più prima più ne metta, eh, sia ovviamente chi eh, lavora in un'azienda, ma a dire quasi di qualsiasi eh, tipo. Eh, forse le microimprese, cioè, no, capito, l'impresa, imprese, a meno che non sia una microimpresa prettamente digitale, eh, bah, potrebbero trovare questo libro leggermente sovradimensionato. Eh, certo. Ma nella stragrande maggioranza dei casi... Uh, proprio, eh, abbiamo cercato anche, appunto, con l'aiuto dell'editor, anche eh, di qualche mio collega, di una serie di persone che, tra l'altro, mi hanno dato anche una mano uh, re nella revisione. A renderlo, come si dice, più possibile scalabile, quindi adattabile okay. o comunque utilizzabile da persone, da individui che lavorano mm -hmm. anche in organizzazioni, diciamo di eh, medie e piccole dimensioni o anche in grandi dimensioni. Cioè, quindi nelle grandi dimensioni mi viene da dire è dedicato al social media manager piuttosto a quella figura che si occuperà di comunicazione digitale una realtà più familiare mi viene da dire il negozio che decide di buttarsi sulla comunicazione digitale può prendere spunti anche da, da, da questa se non altro iniziare ad avere delle regole no ma non solo ma sai poi io credo che dire, l'imprenditore eh, direi veramente a qualsiasi livello di dimensione dell'azienda Um, qui si ritrova molto secondo me perché parliamo e partiamo dai fondamentali di business, cioè mm -hmm. qui si parla di value proposition, di Uh, livello di competizione sul mercato, di reason why, di motivi per cui la tua azienda esiste, uh, di certo. purpose, di mission, no? Mm -hmm. uh, poi si entra nel merito, uh, quindi con il digitale cosa ci faccio, Va bene, certo. però la, i fondamentali sono quelli che dovrebbero toccare le corde di, uh, di un imprenditore o di chi segue il business di un'azienda. Certo, certo. Bene, bene. Siamo all'ultima domanda che direi è la domanda riassuntiva che eh, a fronte di quello che abbiamo detto in questo percorso di intervista, eh, cosa mi porto a casa dopo che ho letto il libro? No? Quindi, yes. il social media manager piuttosto che chi vuole lanciarsi con questa nuova avventura del, della comunicazione digitale per sponsorizzare la sua attività, una volta finito di leggere il libro, cosa. Cosa si porta a casa? Ma allora uh, senz'altro un, un percorso, cioè una serie sì. di tappe con una loro logica sequenziale, e quindi di conseguenza un metodo. No? Sì. Uh, per impostare o rivedere una strategia digitale digitale di business di, di un'organizzazione, uh, degli schemi operativi. Quindi qualcosa uh -huh. che tappa per tappa ti dice Ok, qui ti può essere utile questo schema. Um, e, e comunque tanti spunti. Uh, spunti non uh, del forse un domani succederà questo, no? Perché, anzi, sì. è, è assolutamente molto legato all'oggi questo libro. Non parla di futuro, parla di uh -huh. oggi uh, è molto concentrato sul OK. So what? Cioè domani mattina cosa faccio? Va bene? Um, e, e quindi questo diciamo: strumenti molto più possibile concreti, utilizzabili. Da subito, insomma. Certo, certo. Ecco, intanto che parlavi è venuta in mente a me una domanda, adesso magari ne arriverà anche qualcuna da chi ci sta seguendo. Hai parlato di un libro fatto a tappe, quindi sì. a tappe per seguire diversi percorsi. Cosa toccano queste tappe? Che percorso segue una persona che legge il tuo libro in queste, in queste tappe? Ma allora, c'è una parte uh, che se vogliamo è, come dire, prettamente preparatoria, quindi, mm -hmm. uh, ma che cerca di impostare un percorso di strategia secondo una pianificazione, uh, diciamo consona e coscienziosa, quindi c'è un tema di definizione delle cosiddette delle milestone, dei, dei punti essenziali, il tema del project management, capire chi deve essere coinvolto nella, ehm, in questo percorso strategico, poi c'è tutta una parte di analisi del mercato, quindi sia quello che è l'assessment, la SIS, come si dice, la situazione attuale dell'azienda, i suoi punti di forza e in che modo Identificare i punti di forza in relazione alla competizione sul mercato. Poi okay. c'è un tema fondamentale di analisi dei clienti, ripeto, mm -hmm. con una modalità moderna eh, per quelli che sono anche gli utilizzi del digitale da parte dei nostri interlocutori. Poi c'è un punto dove si definiscono gli obiettivi eh, con cui, diciamo, eh, definisco che cosa mi servirà la digital strategy è come misuro i risultati che sto perseguendo o meno um, e poi come si inserisce il digitale nei processi di uh, vendita, di mm -hmm. acquisizione e di mantenimento dei clienti proprio per cercare di infilare il digitale anche proprio vicino alle vendite ma non sì. parlo solo di vendite online parlo di vendite in generale, in generale perché anche cioè... un'azienda B2B che ha una rete commerciale il digitale gli può dare una mano in modo enorme ok? Um, e poi c'è l'altra grande colonna che è l'approfondimento sui contenuti, uh -huh. um, proprio per definire piani editoriali e il modo di alimentare canali digitali, anche sui processi, sui flussi, sulle modalità più efficaci. Poi c'è un passaggio sulle tecnologie che okay. mi servono, quindi che abilitano, certo. se vogliamo, i processi. C'è un tema che immagino sia te caro, che è quello della formazione, o comunque delle competenze necessarie. Eh, quindi, ok, ma tutta sta roba chi la fa? No, chi che la siamo fa? in grado di farla? Che competenze ci servono per? È meglio che formo le persone interne e aziende oppure che utilizzo partner esterni? Quindi, make or buy mm -hmm. in termini di competenze. C'è ovviamente un punto legato alle risorse, sì, ma che budget mi serve, quali sono certo. le luci di costo che posso immaginare per pianificare appunto in modo anticipatorio che cosa mi serve, quanto mi costerà sta roba e vediamo se è sostenibile o meno, con che tempi e così via. E poi c'è un punto finale dove stresso un po' sul tema che ogni buona strategia ha senso se viene formalizzata, cioè ci deve essere okay. Un report che la descrive in dettaglio e che sia un punto di, su cui allinearsi no, attorno sia all'interno dell'azienda, ma magari con i partner che vengono coinvolti. Più quindi o meno sono queste, parte... sono una decina, una dozzina. Sì, quindi tutta la parte anche di analisi successiva, quello che è il mettere in campo la, la strategia, certo. certo. Quindi è tutto un percorso dal punto zero al dopo che l'ho messa in campo, cosa, cosa ho fatto come l'ho fatto e cosa posso fare in modo diverso, oppure posso continuare a fare nello stesso, nello stesso modo. Yes, yes. quindi yes. Un, un bel percorso, direi che va a toccare tutti i punti per, per poter gestire al meglio questa, questa attività, questa strategia, questa comunicazione che magari può essere utile per, per diverse aziende, per uh, diverse persone. E, mi riprometto di leggerlo. Uh, dico onestamente <ride> che non ho ancora avuto modo, modo di leggerlo, per cui. No, comunque, vada, è agile, ci si impiega poco volutamente. Uh, sai, ho pensato di farlo quasi come un, uh, un, un qualche cosa dove ma ogni tanto ce l'hai anche lì vicino sulla scrivania e ti può essere utile a modalità certo. di consultazione successiva, capito? Non, non, non vuole essere una cosa saggia, wow, che cambia la vita delle persone, non è questo, è proprio lo strumento che utilizzi ogni tanto quando ti serve, te lo vai a rivedere, utilizzi uno schema, vediamo in effetti si potrebbe essere utile. Certo, ecco, certo. questa è un po' la logica eh, dove chiaramente generalizzo su tanti temi, eh, ripeto, non volutamente, eh, è, 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 questa è stata la complicazione più grande che ho trovato, cercare di essere sufficientemente interessante, spero per tante tipologie di interlocutori e questo guarda è complicatissimo <ride> no? perché è molto facile fare un bel libro verticale eh, su un tema specifico che puoi esaurire in modo dettagliato eh, e lo dico tante volte quindi poi ognuno deve trovare l'applicazione propria. certo ma guarda da quello che stai, che stai dicendo mh, la cosa interessante che eh, mi ha colpito è che può essere ripreso in momenti diversi del, del mio lavoro che lancio, per cui è vero, posso leggerlo tutto in una, in una botta sola per capire come funziona, ma quando ho la necessità, sono al percorso 8 del mio sviluppo, vado a riprendere quel particolare capitolo e quindi approfondisco e, e sì. entro nel dettaglio. Quindi Anche molto perché, sai Andrea, uh, questi, quando, quando pianifichi una strategia digitale, non sarà mai una cosa che inizi e finisce e basta, sto a posto per tutta la vita. Ma figurate, certo. sarebbe bello così. In realtà no, uno fa un percorso, definisce, ma poi per la natura di ogni business che è sempre di più dinamico, sempre di più anche volatile spesso, eh, ci dobbiamo tornare sopra, no, aspetta, quell'obiettivo che ci eravamo posti, mh, mi sa che è meglio sostituirlo con un altro, no, dai, acceleriamo quell'altro processo che è più urgente. Ma sui contenuti sì, continua questa certo. prova cos'altro, ecco, ok. E quindi questa logica di continua dinamicità ti serve ripensare anche un po', magari delle mm -hmm. micro dei micro pezzi della strategia e eh, ti può essere utile per tornare certo. a vedere eh, avere sempre il metodo a fianco che ti dà una mano per aiutarti chiaro chiaro beh eh, giustamente un libro parte dalla situazione generale poi se qualcuno volesse ulteriori approfondimenti punti di contatto sta passando qua sotto la, la tua mail adesso passeranno anche a schermo i tuoi contatti i contatti li trovate anche in descrizione nel nella pagina nel del, del video che rimarrà attivo anche dopo la nostra, la nostra diretta. Per cui eh, io mi auguro che ci siano molti contatti per te anche per dare ulteriori per dare ulteriore supporto alle persone che vogliono lanciarsi in questa in questa attività oppure sono già dentro e hanno bisogno una, un. Una conferma oppure un cambio di rotta. Quindi, certo. Quindi, io direi che a 30 minuti esatti siamo stati siamo anche stati bravissimi, bravi, dai. bravi nei tempi. Quindi, io ringrazio Mauro. Mi riprometto, no. come dicevo prima, di, di leggere il libro. Magari ti stresserò io su alcune cose che voglio approfondire e. Ripeto, grazie ancora, seguitelo su tempi digitali, seguitelo sulle iniziative che fa su Clubhouse, ne parlavamo prima di un'iniziativa nuova che, lance, che lancerà, per cui grazie ancora Mauro. Ah, grazie a te, è stato un piacere. E io do appuntamento per il prossimo incontro su A proposito di, seguite tutte le, le attività che, che facciamo su, su, questa, su questo nuovo format, vi lascio alla, alla sigla e arrivederci a tutti.